Altopiano di Pinè, ricordatevi questo nome perché siamo in una delle zone più interessanti e più belle dell'intero Trentino. Altopiano significa zona in altitudine, infatti siamo a circa 1000 metri, circondati da bellissime montagne, ma anche piano. Infatti ci troviamo in un territorio pianeggiante, particolarmente adatto alle nostre passeggiate, alle escursioni e all'esplorazione di una natura straordinariamente ricca. L'altopiano di Pinè ci presenta un mosaico ambientale davvero particolarmente ricco. Ci sono le zone di montagna, le foreste, boschi di vario tipo, ci sono prati verdeggianti. Oggi vediamo l'altopiano nella sua veste invernale, ammantato dal freddo e anche dal ghiaccio. Ma provate a immaginarvi i verdi della primavera quando esploderanno e i verdi dell'estate. Un territorio veramente interessante. Oltre ai prati, ai boschi e agli altri ambienti, qui ci sono delle autentiche perle. Sono i laghi dell'Altopiano, i laghi della Serraia, il lago delle Piazze e i due piccoli laghetti, il lago delle Buse e il piccolo Lagestel, un insieme di specchi d'acqua che corona la ricchezza naturalistica di questo luogo particolare. Questo paesaggio così particolare rappresenta un'eredità dell'era glaciale. Sull'altopiano di Pinè transitava e ha transitato per decine di migliaia d'anni uno dei rami del gigantesco ghiacciaio dell'Avisio, che ha modellato il territorio e ha scavato le conche che oggi ospitano i nostri meravigliosi laghi. A pochi chilometri dalla città di Trento, l'altopiano di Pinè rappresenta un ambito privilegiato per le vacanze in famiglia e per le vacanze sportive. C'è una rete sconfinata di sentieri che attraversano i boschi, i prati, gli ambienti naturali e che ci permettono di scoprire e godere una natura veramente molto ricca. Passeggiate, escursioni, gite a cavallo, percorsi in bicicletta. Un territorio che vi aspetta. Benvenuti al Biotel Brusago, il nostro hotel è situato sull'altipiano di Pinè a 20 km da Trento. È stato ristrutturato nel 2010 utilizzando la bioarchitettura, quindi la struttura completamente in legno. Utilizziamo pannelli fotovoltaici e solari per un'autonomia dell'80%. La nostra filosofia bio cerchiamo di portarla anche il più possibile in cucina, utilizzando prodotti del territorio. Uno dei nostri piatti apprezzati dai nostri clienti sono gli gnocchi di polenta, che vengono preparati facendo la polenta con la farina dell'altipiano. Quando la polenta è raffreddata viene sminuzzata, aggiunto uova, farina, sale, viene fatto un impasto omogeneo, poi vengono fatti gnocchetti, cotti
per 2 minuti in acqua bollente e poi vengono saltati in padella con funghi dei nostri boschi e formaggi delle nostre malghe. Noi vi aspettiamo, dopo una delle belle passeggiate che potete fare sul nostro altipiano, a assaggiare i nostri piatti.